Buongiorno, Manfredi, assente. Abagnale, assente. Andreozzi, presente. Dov'è? Sta qua. Okay. Bencivenga, assente. Borrelli, presente. Caiazzo, assente. Un momento, non lo vedo. Cirillo, assente. Cirillo Giuseppe, assente. Cirillo Vincenzo, assente. Colella Sergio, non c'è, vero? Assente. Del Prete, l'ho visto, presente, grazie. Esposito Alaia, assente. Rettifico. Esposito Alaia, presente, è entrato evidentemente mentre avevo iniziato l'appello. Flocco, presente. Gaudioso, presente. Grimaldi, assente. È entrato Colella, entra in corso d'appello. Stiamo facendo Colella. Guangi, assente. Lo Sapio, presente. Marrazzo, assente. Nocerino, assente. Pelliccia, assente. Pezzella, assente. Sabino, assente. Salierno, presente. Sommese, presente. Sorrentino, presente. Tito, l'ho visto, presente. 11, quindi 12. Sono presenti 12, assenti 13. Manca il numero legale ancora, presidente. Quindi si riprenderà. Si riprenderà entro un'ora dal primo appello. Grazie.
assente, ore 12.02. Manfredi, assente. Bagnale, assente. Andreozzi, presente. Bencivenga, presente. Assente? Ah, mi sono sbagliato. Aiutatemi. No, Andreozzi c'è. Bencivenga, assente. Borrelli, l'ho visto, presente. Caiazzo, presente. Cirillo Giuseppe, assente. Cirillo Vincenzo, presente. Colella, presente. Del Prete, presente. Esposito Alaia, l'ho visto prima. Dove sta? Alaia è andata, sta qua, è presente. Sta qua. È andato un attimo in bagno. Allora, al momento è assente. Flocco, presente. Gaudioso, presente. Grimaldi, assente. Guangi, assente. Dov'è? Presente, sta qua. Ah, non lo vedevo, è di schiena, grazie. Presente, Guangi, Lo Sapio, presente. Marrazzo, assente. Nocerino, l'ho visto, presente. Pelliccia, presente. Pezzella, assente. Sabino, assente. Salierno, presente. Sommese, presente. Sorrentino, presente. Tito, presente. Presidente, al momento sono presenti 16, assenti 9. Bene, la seduta è valida, passiamo al primo punto. Comunicazione Claudio, del sindaco. Claudio So. Prego, consigliere Tito. Alai è entrato. Va bene, grazie Presidente. Grazie. Grazie Presidente, sento il dovere di invitare il civico consesso a un minuto di raccoglimento della persona del giovane Emanuele Tufano, 15 anni, che a Napoli ha perso la vita per una sparatoria. Io penso che come amministratori, amministrazione della città metropolitana, ci dobbiamo interrogare fortemente su questi eventi che stanno caratterizzando tutta la provincia di Napoli, di queste bebe gang, e sentiamo il dovere di fare qualcosa. Non può passare un'altra vittima, un giovane tolto ai propri sogni, alla propria vita, e per questo chiedo un minuto di raccoglimento da parte di tutto il civico consesso. Grazie. Presidente, chiedo scusa. Nell'associarmi convintamente all'intervento del consigliere Tito, ecco, mi corre l'obbligo evidenziare che il lavoro messo in campo dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia, dal prefetto di Napoli, dal sindaco di Napoli e dai sindaci dei comuni della provincia di Napoli è un lavoro che deve andare in questa direzione, cioè cercare che il fatto accaduto a Emanuele non avvenga più. Sto parlando del patto educativo, il patto territoriale che sta nascendo, che è nato tra istituzioni, parrocchie, comuni, prefettura, tutti insieme per arginare la dispersione scolastica, per accompagnare i nostri ragazzi, i nostri studenti nei percorsi di studio. Non a caso, diciamo, la sensibilizzazione, l'impegno che dovrebbe essere di tutti noi consiglieri, la sensibilizzazione a far conoscere che c'è un'alternativa alla strada. L'alternativa alla strada non può che rappresentare la scuola e tutti gli organi preposti che intorno alla scuola possono dare il proprio contributo. Voglio sottolineare che nei giorni scorsi, domenica, nel comune che rappresento come sindaco, abbiamo girato tutte le parrocchie per raccontare il nostro patto educativo, un patto educativo fatto a Casalnuovo, ma che fa riferimento all'idea brillante dell'arcivescovo Don Mimmo Battaglia. Quindi tutti insieme possiamo veramente fare tanto per evitare che fatti come Emanuele Tufano o addirittura a Casalnuovo successe qualche anno fa il compianto Simone Frasconi non accadono più. Grazie. Ringrazio il consigliere Tito e il consigliere Pelliccia. Procediamo a un minuto di silenzio.
Ci siamo, possiamo procedere. Dunque, primo punto, comunicazione del sindaco. C'è una nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle dell'8/10/2024 che comunica la nomina del nuovo capogruppo nella persona del consigliere Salvatore Flocco. Presidente, chiedo scusa, non vedo la firma di Pezzella su questo documento. Sono solo curioso di sapere se hanno firmato tutti e tre per questa nomina. A maggioranza? No, pure a maggioranza, però sono curioso di sapere se hanno firmato tutti e tre o se è un grazie. Non lo so. Sindaco, grazie per avermi dato la parola, buona giornata a tutti. Giusto per togliere la curiosità al sindaco Pelliccia, c'è il pieno consenso del consigliere Pezzella e della, che ringrazio per la fiducia accordata, e della consigliera Salerno per avermi ridato la possibilità di rappresentare il Movimento 5 Stelle in questo consesso elettivo. Grazie, quindi qualsiasi cosa c'è scritto, c'è solo la firma mia, perché il presidente Conte mi ha autorizzato ad essere capogruppo del Movimento 5 Stelle. Presidente Giuseppe Conte. Presidente? Grazie. Giuseppe Conte. Ah. Ok, grazie, procediamo. Dunque, si comunicano i seguenti prelievi dal fondo di riserva approvato dal sindaco metropolitano. Autorizzazione a prelevamento del fondo di riserva dell'ente dell'importo 4.422, atto di precetto notificato dall'avvocato della controparte in relazione alle spettanze di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli numero 1898 del 2024. Poi numero 158, prelevamento dal fondo di riserva dell'ente dell'importo di euro 2.916 per compensi legati alla Regione Campania, sentenza numero 4674 del 2024. Numero 212, Agenzia delle Entrate Riscossione, cartella di pagamento numero 71-2024, protocollo 1083-46, annualità 2018 per il mancato pagamento delle tasse di possesso degli automezzi in dotazione alla Protezione Civile. Dunque, prelevamento di euro 1.154. Passiamo al secondo punto. Approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023. La parola al consigliere Del Prete. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, bentrovati. Io sarò brevissimo ormai dopo la terza, se non sbaglio, approvazione del consolidato. Siete tutti diventati non solo più esperti di me, e non era, e non era difficile, ma anche in generale della materia. Detto questo, atto puramente tecnico, ma che comunque è importante, perché benché sia un documento contabile similare ai consuntivi, è uno strumento informativo integrativo che consente al singolo lettore, sia esso socio, utente, portatore di interesse, stakeholder, ormai come tutti preferiscono chiamarle, un semplice terzo, di avere una visione d'insieme globale che altrimenti sarebbe soltanto parziale. Giusto per ricordarcelo, l'area di consolidamento è composta dalla città metropolitana di Napoli, che concorre per circa il 90%, e poi dalle società Armena e Sappana. Senza voler entrare nello specifico dei numeri, poi magari il consigliere Nocerino, che sicuramente ha studiato, farà l'intervento, vedo i revisori dei conti, vedo il ragioniere capo che ringrazio, giusto qualche dato per quanto riguarda la struttura patrimoniale del gruppo, che nel corso del 2023 è cresciuta soprattutto nella parte delle immobilizzazioni rispetto all'esercizio 2022, confermando nel contempo una buona autonomia finanziaria, nonché un grado di indebitamento più che accettabile. Stessa cosa per quanto riguarda la situazione finanziaria, che è risultata positiva. Gli indici
finanziari maggiormente significativi, esprimono una situazione di eccellente equilibrio finanziario del gruppo anche nel breve periodo. E per quanto riguarda la situazione economica, l'anno 2023 ha chiuso con un miglioramento del saldo di gestione caratteristica. L'impatto positivo del risultato economico dell'esercizio 2023 riguarda soprattutto, è riconducibile soprattutto all'aumento delle entrate tributarie, quali TEFA, al maggior gettito dell'IPT e dell'RCA, ma questo era un dato che ci saremmo aspettato dopo il Covid, che aveva fatto cadere un po' tutto, all'aumento dei ricavi delle vendite e prestazioni e proventi dei servizi pubblici, all'incremento degli altri ricavi per circa 11 milioni di euro. Dato importante riguarda anche le nostre due società partecipate, l'Armena e la Sapna, che continuano con un trend positivo per quanto riguarda l'Armena, e la Sapna dopo il 2021, che come sapete tutto ha chiuso con una perdita, è il secondo esercizio consecutivo che chiude con un bilancio positivo. Detto questo, credo che altri dati prettamente, diciamo così, politici non ci siano. Rimando eventualmente osservazioni tecniche ai tecnici che, come ho detto in premessa, sono sicuramente più bravi di me, e naturalmente concludo ringraziando tutti, sia la parte politica che la parte tecnica, i revisori dei conti, per aver ancora una volta collaborato, ma soprattutto per aver dimostrato che la città metropolitana è un ente florido, un ente che può ancora dare tanto ai nostri territori, e che continuando a lavorare così sicuramente i risultati e i benefici, così come si stanno vedendo, continueranno a vedersi. Grazie a tutti. Ringrazio il consigliere Del Prete. Altri interventi? No. Consigliere Alaia, prego. Allora, visto che, come dice il sindaco Del Prete, io volevo fare una domanda inerente all'Armena. All'epoca noi nominammo tre persone, diciamo, come presidenti e roba varia. A oggi ne sono due. Come mai l'amministrazione ancora non ha provveduto a nominare il terzo consigliere, giusto per essere un po' più corretti e leali? Poi un'altra cosa per quanto riguarda la Sapna, poi è un discorso a parte che poi sicuramente discuteremo nel proseguo del Consiglio metropolitano. Un'altra cosa che volevo dire sull'Armena: dopo le 50 assunzioni fatte all'Armena, a quanto pare, come dicono le carte qui che ci avete dato, l'Armena sta lavorando in un certo modo, quindi sta recuperando il tempo perso. Io volevo sapere, per quanto riguarda sempre coloro i quali che sono nostri dipendenti, come sta monitorando tutto l'entourage dell'Armena per quanto riguarda i lavori di manutenzione che competono alla nostra società. Quindi volevo chiarimenti in merito a questa questione. Grazie. Per quanto riguarda il consigliere, so che il sindaco sta approfondendo, e quindi penso che a breve ci sarà anche il completamento del consiglio di amministrazione da parte del sindaco. Mentre per quanto riguarda i servizi, do la parola addirittura. Salve, no, per quanto riguarda Armena, ovviamente sono i servizi che poi verificano quelle che sono le attività svolte, ovviamente sulla base delle segnalazioni che arrivano alle scuole. Ci sono determinate attività che vengono svolte in maniera diretta, cioè direttamente dall'Armena, e altre attività che necessitano di un ordine di servizio. Su questo ovviamente c'è una cronologia degli interventi. Poi, consigliere, come lei ben sa, Armena ha una parte a corpo e una parte a misura. A corpo, diciamo, è il canone concordato per quelle che sono le attività che svolge in autonomia, a misura sono quelle relative agli ordini di servizio, e ovviamente gli interventi vengono svolti secondo un cronoprogramma di emergenza e arrivo, diciamo, delle richieste da parte della scuola. Poi, diciamo, come novità Armena, per migliorare quella che è la manutenzione, perché ovviamente, come lei ben ha sottolineato, anche a causa della carenza dell'organico,
Armena ha avuto una serie di arretrati, poi i plessi scolastici sono circa 300, però si sta immaginando di effettuare un nuovo servizio che è quello praticamente di un monitoraggio predittivo, ovvero delle squadre che in maniera indipendente escono, verificano quello che è lo stato manutentivo, pongono una scheda degli interventi in modo che così le manutenzioni ordinarie non diventino straordinarie. Grazie, ringrazio il direttore Leonardi, la parola al consigliere. Dichiarazione di voto. Solo dichiarazione di voto, non è un intervento. Aspetta, se prima, c'è l'intervento io no posso... prima della dichiarazione di voto il consigliere Alaia voleva dire qualche altra cosa. Sì. prego allora, visto che non si nomina il terzo consigliere in Armena da circa credo un anno, perché l'altro è decaduto, non si sa che fine ha fatto, giusto, credo che dobbiamo andare a vedere a chi l'ha visto. Io a breve a breve farò una richiesta per iscritto per monitorare tutti i servizi che fa l'Armena, visto che sistematicamente sulle nostre zone, su tutto il territorio, vediamo girare queste macchine dell'Armena. Non so, non so se faranno solo il giro turistico che quella panda fa con i dipendenti, oppure qualcuno veramente controlla quello che sta facendo questa nostra partecipata, visto che c'era una carenza di personale e oggi abbiamo circa 5-6 mesi fa abbiamo assunto 50 persone. Io voglio avere un resoconto totale di tutto quello che sta facendo l'Armena, perché a quanto pare vanno a lavorare credo alle 6:30-7 su qualche plesso, su qualche cosa, e chi controlla no, si vede che non controlla bene, perché non fanno veramente quello che dovrebbero fare, punto. E quindi è una cosa da monitorare con molta attenzione, grazie. Poi il mio voto sarà contrario per quanto riguarda il bilancio consolidato, quindi ho fatto anche la dichiarazione di voto come capogruppo della Lega, grazie. Ringrazio il consigliere Esposito. Pelliccia, consigliere Pelliccia, prego. No, intervengo solo per una curiosità. Settimana scorsa sono venuto qua in consiglio per faccende, diciamo, istituzionali. Nella sala Borsellino ho trovato tutta l'Armena insieme non so a chi e non so a fare cosa, ma non ho visto, almeno io non ho visto, nessun dirigente di città metropolitana, nessun né il direttore né il segretario. Ero curioso di sapere cosa facesse Armena nella sala Borsellino senza nemmeno un dirigente della provincia, quindi non lo so, c'è un po' di triste. No, sappiamo qualcosa. Faremo sapere, perché in questo momento non abbiamo il calendario della sala Borsellino, quindi in questo momento non siamo in grado di rispondere, risponderemo. Va bene. La parola al consigliere. Vabbè, allora per iscritto non è un problema. Non è un problema. Cioè, quindi voglio dire, nessuno. Tu ti ricordi a memoria di tutte le sale, chi ci va? Non credo. Era un evento, era un atto da un notaio. Non era un evento. Non era un evento. E quindi a che ti serve un calendario se non era un evento? Scusami, se si richiede la sala, no? Solitamente la sala si richiede. Si richiede per fare cosa? Per fare pure una riunione. No, fermo. No. Pure una riunione si chiede. La sala Borsellino, la riunione la richiediamo noi. Viene segnata. Noi, città metropolitana, un dirigente, ma una società esterna, una tenna. Se è una riunione, una società esterna, una tenna, una sala rosa di affastare riunione. La da venire a fare Borsellino. Ma scusa, ti ricordo il giorno, così come faccio controllare, dopo te lo diciamo. Qualcuno potrebbe aiutarmi. Mi sembra Paola potrebbe aiutarmi, perché poi ho scocciato anche lei. Mi sembra Raffaele potrebbe aiutarmi, perché ho scocciato anche lui. E chi ho scocciato? Ah, c'era quella della sedia che pure ho scocciato. Dove sei? Ma come? Ma non sto scherzando, però. No, davvero. Al di là della patrulla. Se ti ricordi il giorno. Io sono entrato in quella sala Borsellino, ho trovato. Allora, adesso mi hanno detto che c'era l'assemblea.
un'assemblea di armeni. Sì, assemblea di armeni. Giusto. Sì. E quindi non poteva, non teneva, non, almeno non ha una sala la sua. No, e poi gli capi come funziona, Presidente, però senza, perché non è una battuta, è una cosa seria. Però senza voler nulla togliere la richiesta legittima del consigliere Pellicci, c'era una dichiarazione di voto, cioè chiudiamo il punto, poi possiamo fare tutte le domande, però altrimenti parliamo di tutto e di più e intanto il bilancio. Consigliere delegato, almeno è una partecipata. Sì, ma stiamo domandando il bilancio con la domanda non è Presidente. Io voglio sapere se Armeno è capace o meno di fare una riunione senza l'utilizzo di Città Metropolitana. Io sto valorizzando le capacità o meno della classe dirigente di Armeno. Cioè, che sto succedendo? Cioè, se ve ne affanare noi, se ve ne affanare. Allora, c'era l'assemblea di Armeno e hanno chiesto di farla in Città Metropolitana. Quindi questa era la riunione. E quindi noi, cioè, quindi Armeno aveva dato una motivazione per perché noi l'abbiamo autorizzata? Armeno non tenne una sala da sua. L'assemblea è il CDA. C'era il 22. C'era 12 persone, 15 persone. C'era il 22. Stavano 15 persone. Era il 22 ottobre, consigliere, mi scusi. C'era il 22 ottobre, c'era, c'era l'assemblea di Armena con la direzione partecipata che doveva avere il CDA. Se, se parliamo del 22 ottobre. No, stai confondendo, c'era l'assemblea? Col socio? Col socio! E lo socio c'è sì. E sarà finita e si saranno trattenuti, come le posso dire? Ma che sarà finito? Stavano aspettando. E io quello dico, era quando sono entrato, ha aperto la porta, tutto silenzioso. Ma c'era l'amministratore? C'era l'incaricato, l'individuato, il nominato, come si chiama? Buono, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama, vi giuro, non mi ricordo. Però non c'era il socio unico. Che si ha domani. E stava arrivando probabilmente, era in attesa dell'arrivo. C'era del Mundo, solo. Ecco. E quindi sicuramente era il c'era Mundo, altre 12 persone e non c'era il socio unico. Ma si era allontanato o stava per arrivare. Sono preoccupato, ma si è fatto un verbale con socio unico e un verbale nullo perché non c'era il socio. Ieri, mi scusi, era stato delegato per l'assemblea il dottor Fabio De Riccardis. Non so se lei dal punto di vista della fisionomia lo conosce. Fabio Del Cardis, datemi una fotografia, mi ricordo tutti e 12, me li ricordo tutti e 12 che c'erano lì, magari se mi date una foto io vi allora dopo le forniamo una foto. Quindi il socio unico aveva delegato a un... che cos'è questo Del Cardis? Funzionario. Un funzionario. Va bene, possiamo, dichiarazione di voto, prego, il consigliere Nocerino, prego. Non vorrei deludere le aspettative del consigliere delegato del prete, ma la mia era una dichiarazione di voto perché mi rendo conto che essendo un consolidato stiamo parlando di dati chiusi al 31/12/2023, quindi diciamo è veramente un fatto tecnico e va da sé che la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia, essendo stata negativa sui bilanci consuntivi al 2023, di conseguenza anche il consolidato, che ovviamente è una è un adempimento normativo che toglie dal perimetro del bilancio anche molte altre partecipate che comunque hanno una cointeressenza con il bilancio di Città Metropolitana. Faccio un giudizio negativo sul consolidato guardando tutto quello che vengono dopo, tutte le variazioni di bilancio. Ci sono 12 variazioni di bilancio, una molto importante che riguarda la partecipata Sappana di 32.600.000. Quindi dare un giudizio positivo su un consolidato quando in corso a ottobre del 2024 siamo praticamente dopo affrontando una situazione abbastanza da approfondire, e vi prego anche un'altra cosa, di dare più tempo ai consiglieri metropolitani di leggere 12 variazioni di bilancio, tra cui una importante, perché nella conferenza dei capigruppo ci siamo detti che potevamo avere anche un po' di tempo in più. Io dall'istruttoria interverrò dopo, non ho visto grosse spiegazioni. Dunque il consolidato è un fatto tecnico, fotografiamo la situazione al 31/12/2023 e passiamo velocemente a quello che poi dopo, anzi io consiglio al consigliere delegato del prete, visto che ci sono molte variazioni che sono state fatte spot, quindi una disorganizzazione totale della macchina della Città Metropolitana. Bilancio consolidato è un fatto tecnico, ma vedo veramente un'azione molto molto lenta
parcellizzata che arriva oggi in città, in Consiglio metropolitano, con 13 variazioni di bilancio, molte di queste applicate già in giunta. Non credo che sia un buon lavoro quello che faremo oggi. Voto mio negativissimo sul consolidato. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Pelliccia. Io mi alzo anche in piedi e ovviamente annuncio il voto mio contrario e di tutta Forza Italia su questo punto all'ordine del giorno. Le mie domande, anche in tono scherzoso che ho fatto prima, volevano proprio far emergere una visione plastica, no? L'inconcludenza, l'inconsistenza di questo Consiglio metropolitano rispetto alle nostre partecipate. Se addirittura per una riunione con l'Assemblea dei Soci deleghiamo un funzionario e non è presente né il direttore generale, né il consigliere delegato, né il sindaco, né il vice sindaco, né lei, caro Dionigi, significa che l'interesse che voi avete per le nostre partecipate è diventato il nulla. Cioè sono solo funzioni burocratiche, sottolineate bene dal consigliere Alaia, dove ancora non nominate, penso per lottizzazioni politiche, il terzo componente dell'Armena. Per cui, voglio dire, a un certo punto, se non abbiamo interesse a portare avanti le nostre partecipate, per me potremmo anche deliberare di metterle in liquidazione. Per cui, per questo, Forza Italia, il sottoscritto, voterà contro questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Ci sono altri interventi? Procediamo alle votazioni. Chi è a favore? Chi è uscito? Scusa. 1, 2, 12. 12 favorevoli. Chi è contrario? 13 contito. Chi è contrario? Presidente, però se deve fare la votazione, 12. La deve fare come si deve. 12, tutto a posto. Non può dire 12 e poi 13. 12. Allora deve dire 12. 12, tutto a posto. Deve rispettare 12. Il regolamento. Va bene, 12. 4 contrari. Nessuno astenuto. 4 contrari. Scusate, tutto presidente. Scusate, presidente, io stavo all'interno, perché volete togliermi la funzione? Vabbè. La funzione di non darmi la possibilità di votare, ha no? Proclamato 12. No, scusa, io stavo Dito, io ha proclamato 12. Però lei è consigliere Nocerino, io devo rispettare le regole anche lei, perché la parola non gliel'ho data. Presidente, viene meno il mio diritto, io stavo all'interno del civico. Presidente, io stavo all'interno del civico. Ho il diritto di votare. Abbiamo chiuso, va bene così. Andiamo avanti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi ha favore? Siamo 13. È entrato il consigliere Dito. Chi è contrario? 4. 4 contrari. Un attimo. No, cara. Attimo, su cosa? No, ma mi essere precisa. Su che posso? Io sono educato. Manca ogni uscita. Io sono educato. E qual è? Ho fatto qualcosa che non andava. No, ma io non ho letto ancora l'argomento. Come fai già a intervenire? Scusa. Ok, a posto. Non capisco. No, presidente, però c'è. Belliccia. Lei sta sbagliando, presidente. Allora, sbagliando? Visto che mi sembra di stare. Lei sta sbagliando, perché non sa ancora nemmeno che cosa voglio dire. Come fa a dire che ho tolto? Ah, quindi l'argomento a piacere. Può fare la nomina di scrutatori, per cortesia. L'argomento a piacere. Volevo chiedere un'inversione dell'ordine del giorno, presidente. Calma, presidente, sta un po' agitato. Non è successo niente. Tito era fuori mentre entrava, ha votato. Lei non ha votato. Lei ha dichiarato 12. No, non ha votato. Nocerino 12. Solo ho dichiarato posso 12. Posso chiedere l'inversione dell'ordine del giorno? Prego. O non è un mio diritto. Prego. Possiamo. Nocerino, però lei mi stai. Scusami, devi chiedere l'inversione. Prego. Sì, vorrei che il punto 21, parco strategico della città metropolitana, sì, venga discusso adesso e poi conseguenzialmente tutti gli altri punti
che ci sono all'ordine del giorno. Se è possibile, grazie. Dunque, mettiamo ai voti la proposta del consigliere Pelliccia di anticipare il punto 21. Chi è a favore? 4. Chi è contrario? 13. La proposta è respinta. Presidente, la motivazione di voto. Prego. Avremmo anche voluto votare favorevolmente, ma non abbiamo capito perché ha voluto fare l'inversione. Hai detto solo di invertire il punto, quindi non sapevamo il motivo. Passiamo al punto 3. Domani mattina. Passiamo al punto 3. Adesione della città metropolitana di Napoli al network Eurisites. Eurosites. Chi parla? La dottoressa Costa, prego. La parola alla dottoressa Costa. Allora, con questa proposta si invita il Consiglio ad approvare, si sottopone al Consiglio l'approvazione all'adesione al network Eurositis. In realtà il Consiglio ha già approvato la variazione di bilancio per l'appostamento di fondi. Si tratta di una rete di città metropolitane, diciamo, che favorisce, come dire, l'accordo tra le maggiori città metropolitane su temi fondamentali, funzioni fondamentali degli enti locali come ambiente, cultura, sviluppo economico, e tende comunque a, come dire, a crescere il ruolo degli enti locali nell'ambito della governance europea. È in linea con le linee di mandato del sindaco metropolitano, che ha espresso questa direttiva, volendo, come dire, accrescere questo ruolo internazionale delle città metropolitane. Scusate, presidente, Io non ho capito. Posso essere spiegato? Cioè, che cosa facciamo con questa delibera? Mi consentirete, non ho avuto il tempo di approfondire. Dottoressa, puoi chiarire al Consiglio? Aderiamo praticamente a questo network, che è una rete di città metropolitane, che come dire, si propone come scopo quello di portare gli interessi delle città metropolitane nelle sedi istituzionali dell'Unione Europea. Quindi rappresenta gli interessi delle città metropolitane nella governance europea e favorisce lo scambio, la collaborazione in materia di cultura, ambiente, sviluppo economico, diciamo, che sono le funzioni delle città metropolitane. C'è una direttiva in tal senso del sindaco metropolitano, per cui il Consiglio ha già approvato la variazione di bilancio. Ringrazio la dottoressa Costa. Ci sono altri interventi? Sì. Consigliere Nocerino, prego. Dottoressa Costa, ovviamente è una proposta che mette un po' in risalto come rappresentanza, no, delle città metropolitane, quindi di dialogare su temi, diciamo, di... Il Consiglio metropolitano in questa rete che ruolo ha? Oltre al sindaco della città metropolitana, le interviste, gli convegni che magari il rappresentante pensa che sia il sindaco di città metropolitana, no? Il Consiglio metropolitano che ruolo può avere, quale importanza può avere aderendo, visto che siamo noi che abbiamo praticamente avuto la competenza di aderire, noi come consiglieri metropolitani a praticamente ad avere questo ruolo anche di variazione di bilancio, il Consiglio metropolitano, quali sono le funzioni e anche la visibilità rispetto a questa adesione? Questa dalla mia domanda ovviamente scaturirà un voto. Allora, è chiaro che la proposta parla di amministrazione in generale, però il Consiglio può avere per esempio, diciamo, anche delle iniziative, diciamo, su quelle che sono le tematiche da portare poi in sede, diciamo, di Eurositis. Quindi è sempre sull'attività del Consiglio, diciamo, sì. Dobbiamo essere noi attivi a proporre. No, questa potrebbe essere, diciamo, una, ripeto, non è specificato. No, nel senso che se domani mattina il Consiglio metropolitano propone un tema e questa piattaforma di questo network poi in automatico lo prende in considerazione, o c'è un passaggio intermedio? Perché lei ha fatto una giusta
riflessione. Qual è il metodo? Allora, diciamo, io anche questo non è specificato, però posso immaginare che chiaramente si porta all'attenzione del direttivo, cioè un direttivo, diciamo, di Eurositis, per discutere, diciamo, di queste proposte. Allora, Presidente, chiedo scusa. Possiamo allora proporre un emendamento in tal senso? Ma penso... Magari specifichiamo che il ruolo del Consiglio, come la dottoressa Costa ha ben detto, e magari potete, ecco, venire incontro alle richieste del consigliere Nocerini e anche del... Allora, volevo chiarire, purtroppo non ci sono, segretario, non ci sono i tempi per l'emendamento, o sbaglio? Presidente, le ricordo che senza spese, se era con le spese forse aveva ragione, ma non è... ci vuole sempre il parere tecnico. Non è un costo, lo so, ma ci vuole sempre... Il consiglio è sovrano. Ci vuole sempre il parere tecnico, segretario. Il consiglio è sovrano. Non è un interesse di Nocerini e Pellicci, cioè di tutti. Un attimo, do la parola al segretario. Prego, segretario. Scusate, a corollario di quanto ha dichiarato la dottoressa Costa, come i consiglieri ben sanno, la competenza del consiglio è tipizzata ed è tutta prevista nell'articolo 42 del TUEL, ragione per la quale vediamo un attimo come si svilupperà dopo l'adesione a questa piattaforma importante di Eurositis, perché effettivamente, come il consigliere Nocerino stava in qualche modo rappresentando, non c'è solo una parte attiva che il consiglio può fare nelle materie di riferimento alla quale la dottoressa Costi, alle quali la dottoressa Costa ha chiarito, ma vedremo anche quale sarà la chiamata in campo da parte di Eurositis, perché il consiglio ha un rilievo strategico a livello europeo, quindi potrebbero esserci delle interazioni sia di proposta da parte del Consiglio sia di chiamata in causa del Consiglio per aderire a delle proposte che non riguarderanno evidentemente solo l'Italia ma i diversi paesi europei. Questa è una mera adesione in questo momento, quindi si tratta di aderire, poi ci sarà uno sviluppo importante, un'evoluzione. Sicuramente la città metropolitana di Napoli, che è la seconda per densità abitativa in Europa, può svolgere un ruolo importante. Segretario, ringrazio il segretario. No, segretario, voglio rispondere al segretario. Segretario, lei ha definito corollario il suo intervento. Non è un corollario. Il corollario viene dopo un teorema. Il teorema: oggi noi approviamo un'adesione. Se l'adesione è manchevole di obiettivi ed è manchevole di indicazioni, noi vogliamo votare e vogliamo aderire. Però non può dire che lei ha detto un corollario da questa cosa. Dite piuttosto che avete praticamente portato un'adesione senza sapere cosa farà questa piattaforma. Perché la nostra domanda è legittima. Io sto aderendo a una piattaforma la cui evoluzione non so quale sia. Quindi non possiamo dare un voto consapevole a un'adesione del genere. Non lo so, i consiglieri di maggioranza penso che la penseranno come noi, perché non stiamo parlando di consiglio metropolitano, no di minoranza e maggioranza. Chiedo scusa, giusto per chiarire, nella delibera c'è scritto che collabora con le principali istituzioni europee e si impegna per accrescere il ruolo degli enti locali all'interno della governanza europea, cercando di focalizzare l'attenzione delle politiche comunitarie sugli interessi delle aree urbane. Il ruolo è volto a facilitare lo scambio di esperienza tra città ed aree metropolitane europee in diversi settori, cultura, mobilità, ambiente, affari sociali, sviluppo economico e smart city, e rappresentarne i relativi interessi nelle istituzioni dell'Unione Europea. Quindi in effetti l'oggetto c'è, poi se non va bene... Veramente l'oggetto parla di enti locali, quindi io parlo di sì, e si parla di città con le aree metropolitane. Sì. Quindi è evidente città che metropolitana. Siccome in questa sede metropolitana che è formata anche dai comuni e ci sono tanti sindaci, io credo che gli stessi sindaci possono avere interesse anche ad aderire a questa piattaforma nei loro comuni. Assolutamente sì. Questo è il corollario. Però ci potete far capire qual è il ruolo del Consiglio metropolitano, che è un'istituzione di città metropolitana intesa in senso lato? Dobbiamo dare un indirizzo a questa adesione. Ci sono altri interventi?
procediamo alle dichiarazioni di voto. Non c'è nessuno. Prego, consigliere Pellicci. Io penso e Forza Italia eravamo propensi a votare a favore di questo punto all'ordine del giorno. Ritenevamo qualificante aderire a questo network, però mi sembra che la minoranza o noi consiglieri non possiamo dare contributi di nessuna specie. Non riesco a comprendere come non è possibile emendare con qualche parolina mettendo in rilievo il ruolo del Consiglio metropolitano. Non stiamo chiedendo variazioni di bilancio costose, e a proposito di variazioni di bilancio poi ne parleremo pure, no? Perché io non so se in questo punto, va bene, magari vale anche per i punti successivi, che abbiamo messo qualcosa di soldi qua, no? Per cui, allora, mi immagino qual è la vostra difficoltà a non venire incontro a una richiesta così molto semplice. Voglio dire, io da sindaco l'avrei accolta subito, pur di avere un voto all'unanimità su questo argomento. Che ne sai? La già sapevi tu. Però, se l'ufficio di presidenza ritiene che non sia possibile emendare questa proposta, a questo punto noi di Forza Italia ci asterremo. Posso dire dichiarazione di voto e anche per spiegare. Prego, la parola al consigliere. Allora, volevo dire. Posso? Allora, giusto per chiarire, io sono stato un curioso e sono andato a vedere. Fortunatamente abbiamo qui il wifi e quindi sono andato a vedere che cosa sarebbe questo Eocitis. Ho visto che partecipano circa 140 comunità europee. A cosa serve? Allora, Network Organizzazione senza scopo di lucro, costituita nel 1986 a Bruxelles, che rappresenta la principale rete delle città europee composta da 200 città in 38 paesi e oltre 150 milioni di persone. Eurocities facilita lo scambio di esperienze tra città europee in diversi settori: cultura, mobilità, ambiente, affari sociali, sviluppo economico e smart cities, e rappresenta i loro interessi nelle istituzioni dell'Unione Europea. Quindi io non vedo nulla di così complicato da poter non votare. Quindi io dico, e penso anche a nome del nostro gruppo, che noi voteremo in maniera favorevole. Grazie, ringrazio il consigliere Colella. Se non ci sono altri interventi, passiamo di voto. Dichiarazione di voto. Prego. Allora, arrivare in Consiglio metropolitano e dover ringraziare il collega Colella, che il quale da Google ha visto che cos'è questa piattaforma, veramente è la cosa più ridicola che si sia mai vista in questa sede. Io vi prego assolutamente, dottoressa Costa, non me ne vuole perché lei è un'ottima professionista, se voi praticamente pensate che noi possiamo votare una adesione leggendo da Google che cos'è dal 1986 un'adesione a una piattaforma, credo che praticamente il massimo che possiamo fare è astenerci, ma proprio il massimo che possiamo fare, al netto dei corollari, dei teoremi, delle letture che voi date, voi siete venuti in Consiglio metropolitano con un argomento che è stato spiegato da una lettura di Google fatta estemporaneamente da un consigliere metropolitano. Più di questo, cosa volete dove volete arrivare? Quindi al massimo il gruppo di Fratelli d'Italia vi dà l'astensione, ma per la stima nei confronti della dottoressa Costa, che è venuta qua a spiegarci che cos'è. Grazie, ringrazio il consigliere Pelliccia. Nocerino, scusami. Ho chiesto scusa. Propongo chi ha allora, passiamo ai voti. Chi ha a favore? Siamo 13. Chi è contrario?
Nessuno. Astenuti 4. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi ha favore? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti 4. Ok. Passiamo all'argomento numero 4. Prego. Due cose, si può passare l'aria condizionata perché è troppo forte per noi anzianotti? Cioè, è troppo pesante questo, non sto scherzando però. Vabbè, cioè, se voi volete con altri mezzi. No, assolutamente. Se voi volete con altri mezzi farci uscire da questo civico consenso, ci state riuscendo. Ci state riuscendo perché. Un po' l'aria, di abbassare un po' l'aria. Poi chiedo scusa, volevo riproporre l'inversione dell'ordine del giorno. Di nuovo. Ma è già stato fatto. Ma fa il sindaco, già è stato fatto di nuovo la stessa cosa. Siamo facili lì. Posso? Ma per la stessa cosa. Posso, presidente, posso parlare o no? Prego. Volevo riproporre l'inversione che avevo chiesto prima, perché giustamente il consigliere del prete mi chiedeva, siccome non era stata motivata, voglio dire, avevano votato contro, quindi mi immagino che se la motivo adesso potrebbe cambiare il loro indirizzo. Ma credo che l'argomento è stato chiuso, perché poi se dobbiamo riproporre il consigliere del prete ha dichiarato a verbale a microfono che l'ha votato solo ed esclusivamente perché non ha sentito la motivazione. Che vogliamo fare, presidente? Allora, per me puoi parlare, però ascoltami, tieni presente che è già chiusa, eh? È già chiusa, non possiamo andare di nuovo sullo stesso argomento. No, perché la verità è questa. Allora facciamo in un altro modo. Sì. Ok. Non chiedo l'anticipazione del punto all'ordine del giorno, ma chiedo allora l'inversione. Chiedilo, va. Non è la stessa cosa. Chiedilo. Cioè, prendiamo un vai. Il prossimo punto, qual è all'ordine del giorno? Il prossimo punto è ratifica delibera 228. Sì. Allora io vorrei che il 4 diventa 21 e che il 21 diventa 4. Quindi è un'altra proposta, giusto? Prego. È un'altra proposta. Tutto a posto. Ok. Posso motivare? Allora, non motivo nemmeno. Vorrei qui. Ehi, sai, ti già so. Fa piacere, devi motivare, prego. Perché la sensibilità che mi impone rispetto al punto 21esimo è di natura particolare, in virtù che ho un appuntamento successivo di qui a breve, quindi conseguenzialmente potrei lasciare l'aula prima del tempo. La cosa che ci dispiace, potrei lasciare l'aula prima del tempo ed è per questo che è un punto sensibile che aspettano le comunità di Napoli, le comunità di Massa di Somma e di Castello di Cisterna. Le comunità di Massa di Somma, le comunità di Castello di Cisterna e in ultimo la comunità di Casalnuovo di Napoli. Chiedo questa inversione perché se no di qui a breve potrei abbandonare l'aula e non riuscire poi a mantenere, diciamo, a stare per questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Dunque, la parola al consigliere Tito, giusto? No. Stavo già votato. Allora, chi è a favore dell'inversione? Del punto 4. Punto 5 all'ordine. Punto 21. Chi è a favore? Di nuovo? All'unanimità. Allora, bisogna sempre dare una motivazione. Punto 21, dunque, piano. Un attimo,
Piano strategico della città metropolitana di Napoli, parco progetti dei comuni, definizione dei progetti strategici dell'area metropolitana con gli interventi in linea con le scelte del comitato di coordinamento e atto di indirizzo per le priorità di investimento dell'avanzo di amministrazione dell'ente. Variazioni di bilancio di previsione 2024-2026 per complessivi euro 4.415.720. Dunque, la parola al consigliere Caiazzo. Grazie Presidente. Allora, votiamo questa variazione di bilancio di 4.415.000 euro, però onde evitare di sgomberare il campo da equivoci, perché prima ne avevamo avuto con qualche collega dell'opposizione e in particolar modo con l'amico Alaio, questi non sono nuovi fondi che la città metropolitana di Napoli dà ai comuni, ma sono delle economie accertate del vecchio piano strategico, del piano strategico del parco progetti 2019-2020. E ci sono alcuni comuni, come quello di Casalnuovo di Napoli, per esempio, e il comune di Napoli, che hanno deciso, avendo queste economie, di rifinanziarle a modo nuovo. Chi come il comune di Casalnuovo che ha fatto un nuovo progetto e chi come il comune di Napoli che ha deciso praticamente di usarle in modo diverso. Quindi è solamente un atto fondamentalmente tecnico che ci apprestiamo a votare. Dopo aver votato la delibera, poi gli uffici procederanno al definanziamento di questa somma e un nuovo appostamento di bilancio. Quindi questa delibera è per alcuni comuni, il comune di Massa di Somma, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna e poi il comune di Napoli che ha deciso di rimodulare. Questo non esclude gli altri comuni che, se completeranno l'iter, anche durante, voglio dire, per fine anno, noi potremmo riportare questa delibera e quindi loro potranno spendere delle economie certe in base ai soldi che hanno avuto, ai finanziamenti che hanno avuto nel 2019. Grazie. Grazie al consigliere Caiazzo. La parola al consigliere Alaia. Prego. Allora, grazie di aver accolto la nostra proposta di inversione di questo progetto. Allora, io parto dal presupposto che chi fa il consigliere metropolitano, chi fa il dirigente di città metropolitana e chi sta sul territorio, e faccio l'esempio del sindaco di Casalnuovo e del consigliere Alai che fa il consigliere metropolitano ed è consigliere anche di Castello di Cisterna, che qualche dirigente, qualche amico consigliere abbi il rispetto dei ruoli e di chi lavora per portare risorse sul territorio, perché se qualcuno pensa di essere più furbo degli altri si sta sbagliando. Perché io mi riferisco a Castello di Cisterna, che è il mio comune di appartenenza. Visto che io più volte ho denunciato che sempre su questo progetto andavano fatte delle verifiche importanti, perché a quanto pare su quel lavoro ci sono state delle grosse anomalie, e mi dispiace che non c'è l'ingegnere Gaudino, che pure è venuto a controllare, e poi mi rivedo con poco rispetto di qualche dirigente scostumato e anche di qualche consigliere, che almeno il garbo di chiamare chi lavora per il territorio e chi fa veramente qualcosa di serio, almeno di discutere, visto che parecchi consiglieri metropolitani vengono a prendere l'aria e voi non avete rispetto per nessuno. Io vi esorto di parlare con i consiglieri metropolitani quando ci sono dei problemi con i loro comuni di appartenenza, perché noi veniamo eletti dal popolo e voi venite pagati da città metropolitane e dovete avere rispetto dei consiglieri sul territorio. E mi fermo su questa cosa. Poi vi monitorerò ogni giorno, perché questo finanziamento che è stato riapprovato su Castello di Cisterna, io manderò direttamente le carte in procura e andrò io personalmente, perché visto che voi state sprecando soldi pubblici, io questo non l'accetto, punto. Perché se quel lavoro è già monitorato e è già più volte denunciato dal sottoscritto e poi voi mi ripresentate questa cosa, voi siete delle persone scorrette e poco educate.
Io sono una persona corretta, educata, perché vengo ogni giorno in città metropolitana e mi vengo a confrontare, e voi sistematicamente, da persone scorrette e scostumate, non vi confrontate con il consigliere di riferimento e consigliere di quel comune. Quindi occhio a quello che fate, occhio a quello che fate, perché io sono sempre sul pesto, sul pezzo, giorno per giorno. E a quanto pare finitela di fare clientele sui territori, e soprattutto su persone che vengono sistematicamente a parlare con qualche dirigente e che appartengono al PD. Quindi io mi assumo le responsabilità di quello che dico, quindi aprite gli occhi, perché questa cosa non finisce sicuramente in questo Consiglio metropolitano. Grazie. Ci sono altri interventi? Flocco? Prego, la parola a Flocco, la replica la facciamo dopo. Grazie Sindaco, ringrazio, diciamo, io vorrei un po' stemperare i toni, perché conosco il consigliere Alaia e quanto è passionale. Magari se si rivede in tutto ciò che ha detto, penso che magari qualche termine lo va a cancellare dal suo intervento, ma lui mi dice di no, io sono sicuro di sì. Io sono una persona di fede, quindi sono convinto che lui molte cose non le pensa che ha detto, ed è stato preso, diciamo, dall'enfasi. Io invece vorrei ringraziare gli uffici per quello che è stato l'apporto dato in questi mesi su questa delibera. Non è, diciamo, semplice portare avanti un lavoro del genere in un momento di anche cambiamenti della governance dell'ufficio strategico, quindi io mi sento di fare i complimenti all'ufficio che ha lavorato a questa modifica, e anche agli uffici dei vari comuni che in tempi non troppo, diciamo, lunghi sono riusciti a riqualificare delle parti da, diciamo, importanti delle nostre città, dell'area metropolitana, e che comunque con questo finanziamento ulteriore riusciranno a portare avanti le opere che si erano prefisse. Quindi io non posso che ringraziare tutto l'ufficio, in particolar modo anche gli uffici del Comune di Napoli, perché in questa modifica ci sono cose importanti che riusciamo a realizzare. Vedi per esempio l'arco dei Ponti Rossi, l'acquedotto romano, un'opera importantissima, molto sottovalutata da tutta la, diciamo, la politica della provincia di Napoli, compreso il Comune di Napoli per tanti anni. Io ero un consigliere di municipalità all'epoca quando iniziai a questa battaglia affinché ci fosse una riqualifica dei Ponti Rossi, insieme al collega che all'epoca presidente di municipalità, Ivo Poggiani. Quindi noi insieme abbiamo portato questo progetto, e per me oggi essere qui, votare favorevole a un ulteriore stanziamento di somme che permettono la realizzazione di questa importante opera di riqualificazione di un acquedotto storico romano, per me è motivo di orgoglio, così come anche tutte le altre opere che sono previste all'interno del piano strategico. Quindi io non posso che fare i complimenti all'ufficio e ai colleghi che hanno lavorato su questo tema. Quindi grazie Sindaco, e magari annuncio il mio voto favorevole e anche quello del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie. Ringrazio il consigliere Flocco. C'è un chiarimento da parte del consigliere Caiazzo? No, anche io volevo ringraziare gli uffici, no? Pure perché nella persona dell'ingegnere Comentale, che sta facendo un grande lavoro. Non era semplice sostituire un uomo di esperienza come l'ingegnere Caudino, ma lei lo sta facendo con grande passione, con grande sacrificio, dalla mattina alla sera in ufficio, e quindi veramente grazie come consigliere metropolitano, come consigliere comunale e come, voglio dire, come amministratore. Non è semplice. Non è semplice rispondere solamente al telefono a tutti i comuni che quotidianamente chiamano in ufficio. Ed è per questo che io penso anche io che il consigliere Alaia abbia un po', secondo me, noi quando facciamo politica sui nostri territori inevitabilmente ci scaldiamo un po' troppo. Io penso che Mimmo debba tornare a Castello di Cisterna e debba vantarsi di questa delibera, perché comunque diamo la possibilità a quel territorio di crescere. Siccome
conosco la sua genuinità, la sua passione per quel territorio, lui debba mettersi una spilletta sul petto, perché la città metropolitana ha ridistribuito un altro po' di risorse per il suo territorio e per tutti i territori che vorranno, voglio dire, spendere l'economia, e sono stati capaci di farlo, perché non dimentichiamoci, spendo una parola di buono per il consigliere Pelliccia, ma inevitabilmente chi ripresenta 1.100.000 di progetti vuol dire che ha lavorato bene e che gli uffici lo seguono, perché non tutti i comuni sono così. Il 2019 sono passati quasi 7 anni e ci sono comuni che hanno ricevuto quei fondi del piano strategico e stanno ancora a zero, ancora devono partire le gare, ancora devono, quindi voglio dire, sotto un certo punto di vista, complimenti a questi comuni che accelerano e cercano fondamentalmente di non sprecare nemmeno un centesimo. Grazie. Ringrazio il consigliere Caiazzo. La parola al consigliere Tito, prego. Grazie Presidente. Io mi associo alle parole del consigliere Caiazzo, però mi permetto di fare un passaggio un po' indietro per questa iniziativa straordinaria che all'epoca il Consiglio metropolitano mise in campo per dare risorse ai comuni. Parlavamo di circa 300 milioni di euro. Questo non deve mai passare in silenzio, e all'epoca c'era il delegato al piano strategico che ha dovuto lottare, e di problemi ne abbiamo avuto, di ricorsi ne abbiamo avuto, ma l'impegno e la straordinarietà del lavoro svolto degli uffici ha permesso di ricevere sui comuni, 92 comuni, circa 300 milioni di euro, la più grande manovra straordinaria che poteva mettere in campo una città metropolitana, cogliendo tutti i rischi e i pericoli di quella operazione, portata avanti strategicamente dagli uffici che hanno permesso ad ogni comune di avere risorse importanti per realizzare dei progetti. E in più dobbiamo aggiungere, se oggi noi portiamo avanti quest'altra iniziativa, è che il Consiglio metropolitano ha recepito, perché al di là del lavoro straordinario che fanno gli uffici, ma il Consiglio ha ricevuto con un atto di indirizzo di dare l'opportunità ai comuni, e non era scontato, ragazzi, non era scontato, l'opportunità ai comuni di poter utilizzare le risorse provenienti dai ribassi di gara per fare nuove progettazioni. Ultimo dato importante, è vero quello che diceva il consigliere Caiazzo, sostituire una figura come l'ingegnere Gaudini non era semplice. Invece l'ingegnere commentale ha incarnato proprio quel concetto, va bene, e di seguire perissequamente gli indirizzi del nostro Consiglio metropolitano. Ed oggi, grazie al lavoro straordinario, possiamo dire che comuni come Casalnuovo, comuni come Castello di Cisterna ed al comune di Napoli possono recuperare quelle risorse e finanziare opere strategiche per i loro territori. E la straordinarietà di questo piano strategico si racchiude nell'incubatore di opere che girano circa un miliardo che hanno presentato i comuni, che rientrano in un'idea prospettica della città metropolitana. Questo deve essere ricordato a tutti, del lavoro straordinario che fa il Consiglio metropolitano, e su questi temi va un plauso di tutte le forze politiche che siedono intorno al Consiglio metropolitano, anche della struttura e anche degli uffici. Grazie. Ringrazio il consigliere Tito. Ci sono altri interventi? No. Passiamo la replica a consigliera Laia, prego. Allora, io non ho niente da replicare su certe vicende che sono accadute, però non faccio neanche un passo indietro. Perché? Visto che così decantate
diciamo adesso la dottoressa commentale che adesso è venuta, ahimè, non ha ancora prontezza di determinate cose, perché ovviamente sta solo firmando certe cose, perché sta solo firmando certe cose. Ovviamente c'è chi ragiona con la propria testa, visto che parecchi di loro vengono solo a riscaldare la sedia, il sottoscritto no, perché si legge anche le carte. Io sicuramente, per quello che mi compete sul mio comune di appartenenza, io non farò altro che ridenunciare quello che già ho denunciato, quindi poi ognuno di noi si assume le proprie responsabilità, perché già in passato ho fatto questo e rifarò sempre la stessa cosa, quindi io verificherò bene quello che stanno combinando e quindi la stessa cosa che ho fatto un anno e mezzo fa la farò a breve. Grazie, ci sono altri interventi? No, passiamo a dichiarazione di voto. Sono dichiarazioni di voto? No, passiamo ai voti. Chi è a favore? Siamo 13, 16. 16, 17, 17, 17. Chi è contrario? 1, consigliere Alaia. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Come prima, 17. Chi è contrario? 1, Alaia. Ci siamo. Passiamo all'argomento. L'argomento numero 4. Ratifica per le prossime votazioni, diciamo solo chi si astiene. Ratifica deliberazione del sindaco numero 228 del 25/10/2024, variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per euro 187.198 ai sensi dell'articolo 187 del TUEL, adottato in via d'urgenza ex articolo 175,4. Per spese di investimento finalizzate allo stanziamento delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'intervento avendo ad oggetto il restauro e riqualificazione ambientale della riserva naturale statale Cratere degli Astroni, intesa istituzionale di programma, infrastrutture per i sistemi urbani, 3, protocollo aggiuntivo codice. Chi è? La parola al consigliere Caiazzo. Prego. Sì, grazie Presidente. No, questa è semplicemente una variazione tecnica. Questo è un finanziamento vecchio del 2021 da parte sia della Regione Campania che di Città Metropolitana, ma gli uffici, soprattutto l'ufficio Ragioneria, ci ha chiesto praticamente di fare questo passaggio, ma è solamente una variazione tecnica. Grazie. Ci sono altri interventi? No. Passiamo ai voti. Chi è a favore? All'unanimità. Dunque, siamo argomento numero 5. Variazione del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, mediante applicazione di una parte dell'avanzo di amministrazione a 31/12/2023, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 24/5/2024, di cui a fondo denominato altri accantonamenti per complessivi euro 32.600.000 euro, individuazione delle finalità ad esse connesse. Chi interviene? Sì. La parola alla dottoressa Summonde, prego. Salve, buongiorno a tutti. Allora, si tratta di una variazione di bilancio nella quale si applica avanzo accantonato per grossa parte già in sede di approvazione del rendiconto 2022 e in una piccola parte, 1,5 milioni circa, in sede di approvazione del rendiconto 2023.
La vicenda riguarda una serie di contenziosi nei quali sono stati citati in giudizio i comuni che hanno usufruito del servizio di riscossione della TARSU degli anni 2010-2012 per effetto delle previsioni della legge 26 del 2010, quella della provincializzazione, no, del ciclo dei rifiuti. Ora, la vicenda era questa: all'atto dei primi l'RT incaricato della riscossione cominciò a riscuotere i ruoli, i doppi ruoli che erano stati messi dai comuni, riversando, trattenendo sostanzialmente il proprio compenso esclusivamente dalla quota provinciale, di competenza provinciale. Quindi riversando il compenso pieno, la TARSU piena, l'importo pieno del riscosso ai comuni e trattenendo l'intero aggio di riscossione, cioè il compenso, il proprio compenso, dalla quota provinciale. Ora, questo, quando emerse, insomma, questa situazione, furono dati indirizzi specifici alla società di porre in essere una serie di iniziative, da ultimo, diciamo, laddove tutti i tentativi, diciamo, di un componimento, di un chiarimento di questa vicenda fossero andati falliti, di citare in giudizio i comuni per indebito arricchimento, perché avrebbero usufruito, diciamo, di un servizio senza sostenerne il costo. Ora, di fatto, diciamo, questa applicazione dell'avanzo accantonato è finalizzato a una mera sistemazione contabile delle partite di dare e avere che noi abbiamo, dobbiamo portare in bilancio sostanzialmente l'importo dell'aggio della riscossione, perché tutti i giudizi uniformemente, univocamente, hanno visto rigettare le pretese di Sappna e di Città Metropolitana che si è insinuata trasversalmente nei giudizi. In pochi casi c'è una condanna alle spese di lite, poi è cominciata una serie di compensazioni delle spese, ma di fatto i giudici sostengono che i comuni non sono i soggetti deputati a essere onerati di questo costo. L'aggio è stato già trattenuto dal concessionario della riscossione, perché per effetto delle norme in materia, diciamo, il concessionario della riscossione trattiene l'aggio dalle riscossioni del tributo. Quindi è una sistemazione contabile, perché da un lato dobbiamo portare in bilancio il costo dell'aggio, dall'altro lato dobbiamo reincassarlo a valere sulla minore TARSU che il concessionario ha riversato alle casse di Città Metropolitana. Quindi questa è la finalità di questa delibera. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Nocerino, prego. Io non so se quanti consiglieri, colleghi hanno capito. Non lo so, no, veramente, perché la relazione della dottoressa Summonte, che si è sforzata ovviamente di far capire, è scritta comunque nel deliberato. Partiamo dall'inizio. Si applica oggi un avanzo di amministrazione di 32 milioni e 6 oggi, e si pigliano questi 32 milioni e 6 e si appostano nella missione programma 0104. Dico bene, ragioni? 0104 significa altri accantonamenti. Dovrebbe essere quello il capitolo, perché 0104 altri accantonamenti. Missione programma 0104. La missione 1 è quella degli, una volta si chiamano affari generali, organi istituzionali, spese che riguardano l'ente, diciamo, nel suo complesso. Ordinarie? Ordinarie, relativamente qua ordinario, perché è l'esito di un contenzioso, quindi c'ha. E quindi praticamente dovrebbe andare nel fondo rischi contenzioso, poi si andiamo no, a pagare. No, ma no, questo nel fondo. I fondi. No, allora, la variazione di oggi, sì, prende dal fondo e porta sulla missione 1.
Già sono nella missione 20 queste somme? Già sono nella missione 20. Perché sono state accantonate, come ha detto la dottoressa Summonte, negli anni precedenti, con il rendiconto 22. Ovviamente 22. Che non avevano destinazione Sappana. Perché negli anni precedenti non credo che c'era una destinazione Sappana. Oggi si prende coscienza del maggiore onere. Perché precedentemente io mi ricordo che questo Consiglio metropolitano stava valutando la cessione di Sappana. Certo. Quindi è ovvio che gli anni precedenti questo accantonamento non era riferito a Sappana. No. Ah, perfetto. Negli accantonamenti del rendiconto. Perfetto. Era previsto già che era accantonamento per Sappana per i contenziosi in corso. Perfetto. Quindi già c'era il problema Sappana, perché questi 30 milioni Sappana nel suo bilancio già aveva creato un credito nei confronti dei comuni, e il credito che aveva creato nei confronti lo riportava in bilancio. Il collegamento con Città Metropolitana andava a chiudersi nel consolidato. No, già nel loro bilancio, perché contestualmente era un debito nei confronti di Città Metropolitana, visto laddove avesse recuperato le somme dai comuni, avrebbe dovuto riversarli a Città Metropolitana, perché le somme erano state trattenute dalla nostra entrata. Perfetto. Quindi Sappana si pone al centro di un servizio che viene erogato e si pone come intermediario di due poste contabili, l'una di recupero di queste somme, l'altra di dire tu lo hai incassato e eventualmente il debito ricordati che è tuo nei confronti di Città Metropolitana. Ci siamo? Certo. Ok. Ma stiamo facendo... per semplificare. Dunque, abbiamo delle sentenze, dalle sentenze uscirà un debito fuori bilancio. È molto anomalo. Però noi paghiamo queste somme. Voglio spiegare, consigliere, solo un attimo. No, la parola anomala è solo perché non sono sentenze tipicamente quelle che portano i debiti fuori bilancio, sono sentenze di condanna dell'ente. Queste sono sentenze in cui il Tribunale ha sancito che non ha condannato la Città Metropolitana piuttosto che Sappana, ha sancito che i comuni nulla devono. Ora la domanda è questa: i servizi che sono stati erogati non sono stati erogati ai 92 comuni, non tutti i comuni hanno avuto questo servizio, giusto? Quindi ci sono dei comuni che di questo servizio non hanno proprio usufruito, ci sono altri comuni invece che ne hanno usufruito. Il comune di Napoli ne ha usufruito, penso, più di tutti. No, come tutti gli altri, solo che per volume... Essendo un volume di abitanti. Certo. Essendo un comune che ha un numero di abitanti e aveva un'evasione molto grave rispetto a quelle degli altri comuni, tant'è che si è creata una società ad hoc oggi che recupera e che ha fatto un piano di riequilibrio basato appunto su questi incassi. E visto che noi abbiamo una posizione del sindaco metropolitano, che è anche il sindaco di Napoli, perché ricordo bene che questa questione nasce dal 2014, sottoposta a un'altra legge, non quella della Città Metropolitana, che oggi vede il sindaco di Napoli anche presidente della Città Metropolitana. Avete valutato eventuali incompatibilità, conflitti di interesse rispetto a una variazione di bilancio e rispetto anche agli contenziosi ultimi che praticamente ha dovuto fare, credo, Sappana nei confronti della città di Napoli? È una questione che sembra contabile, ma 32 milioni e 600 mila euro che devono uscire dalle casse di Città Metropolitana per andare in un bilancio di una società partecipata, la quale si registra
un credito che poi viene meno e dice a Città Metropolitana: è venuto meno il mio credito perché i giudici mi hanno detto che non sono competenti i comuni a pagare questa cifra, la deve pagare Città Metropolitana, siamo tutti e due cointeressati. Città Metropolitana domani mattina prende dal suo bilancio 32 milioni e va a coprire un buco di bilancio altrimenti che ci sarebbe in Sappana. Quindi il Ricos non è così. Se qualcuno ha capito qualcosa di più, ci sono 32 milioni e 6 che devono uscire dal bilancio di Città Metropolitana per andare a coprire, altrimenti Sappana avrebbe un buco di bilancio oggi. Sappana, se non ci fosse la Città Metropolitana, non fosse il suo socio, Sappana oggi in bilancio questi 32 milioni e 6, Sappana ce li ha come credito nei confronti di Città Metropolitana? Esatto, ce li ha a credito e a debito. Non ce l'ha più a credito, perché i giudici hanno detto che quel credito non esiste più nei confronti dei comuni. Un attimo solo, non vorrei interrompere. Quindi oggi c'è solo un debito. Se lei fa aiutami. Ah no, questo volevo capire, perché non vorrei interromperla, perché la questione è parecchio articolata e capisco anche che lei, non essendo in conferenza dei capigruppo l'altra volta, giustamente pone delle domande che magari gli altri colleghi hanno avuto la possibilità di porle in quella. Quindi mi dice lei se... allora aspettiamo qualche collega che interviene. Stavo dicendo se lei vuole, se lei vuole che io risponda, me lo dica lei, non voglio interrompere, questo voglio dire. Peppe, facciamo un attimo chiarire prima. Se non la interrompo posso rispondere quando ti ha ritrovato. No, altrimenti completa. Io chiedo una cosa, scusatemi. Voglio dire, essendo che la situazione è complessa molto ed è anche un discorso di partite contabili, cose che diventa complicato anche per noi consiglieri. Prolungare un dibattito dove ognuno dice la sua. Io chiedo con la massima tranquillità una sospensione del punto, 10 minuti, dove ci riuniamo tutti i consiglieri, così ci chiarisce bene, perché forse non abbiamo nemmeno avuto il tempo ognuno di noi di poter approfondire la materia per consentire a ognuno di noi di avere una chiarezza e una limpidezza dell'atto che noi oggi ci apprestiamo a votare. È uno sforzo proprio per venire incontro alla soluzione, onde evitare che ognuno di noi intervenga, essendo che è una materia contabile molto complicata che non attiene nemmeno al netto della sua proposta. Io volevo completare per essere per definire il mio intervento. Il mio intervento si definisce in questo modo: visto che è una variazione di bilancio, e quando si fanno le variazioni di bilancio si possono anche mettere genericamente i soldi in un fondo e successivamente motivare l'utilizzo di quel fondo rispetto a quello che poi avverrà. Perché oggi mi sembra di capire che è solo un appostamento contabile all'interno del nostro bilancio di previsione. Dico bene, il motivo per cui l'avete motivato e l'avete specificato mi porta a determinare un voto già di un debito fuori bilancio. Questo è, secondo me, un artificio. Allora, dottoressa Sommuti, se lei mi sposta X euro, lascia perdere l'importo della cifra. Lei mi sta dicendo che negli anni aveva già accantonato, che deve ulteriormente accantonare. Nel fondo non c'è un fondo debito Sappana per incassi, agio, eccetera, eccetera. C'è un capitolo per questo? Se c'è un capitolo per questo, allora me lo dica. Allora, se lei sposta i soldi, se lei con questa variazione mi sposta i soldi da un capitolo a un altro, io alzo la mano e dico: hai spostato per eventuale vari. Ma già se mi dai la destinazione di questo capitolo, lo farai successivamente, mi domando e dico: perché non l'avete fatto oggi? È una domanda che io pongo per una questione di votare in scienza e coscienza rispetto all'atto.
Mi sono spiegato? E poi vuoi chiarire tu? Presidente? Massimo? Devo rispondere? Prego, consigliere. Sulla proposta di Tito, quindi sulla sospensione, voglio dire che il gruppo Forza Italia è d'accordo alla sospensione dei 10 minuti. In aggiunta, io che sono stato in capogruppo, nella conferenza di capogruppo, avevo chiesto il rinvio di questo punto all'ordine del giorno e sono ancora più convinto allo stato attuale sulla proposta di rinvio. Ad oggi noi non chiariamo perché siamo in consiglio metropolitano, cioè ai sensi di quale impegno noi siamo in consiglio comunale, e di qui a breve poi lo posso spiegare nel mio intervento. Detto questo, Forza Italia voterà a favore della sospensiva chiesta dal consigliere Tito. La parola al consigliere Andreozzi, prego. Considerate che di questo argomento ne stiamo discutendo da un po' di mesi a questa parte, ci sono state più riunioni tecniche in cui il ragioniere generale è più volte venuto in conferenze di capigruppo per delucidarci rispetto alle difficoltà che giustamente lei poneva poc'anzi al Consiglio, dei dubbi che lei si è posto. Però non ultimo, in conferenza dei capigruppo di pochi giorni fa c'è stato un confronto tecnico e personalmente io non ho nessun tipo di difficoltà a votare questa delibera, che davvero diciamo è un aggiusto contabile rispetto ad atti che sono avvenuti un po' di anni fa. Però ecco, è giusto, diciamo, è una sua mancanza che non c'era la conferenza dei capigruppo, però considerate che noi la vogliamo mettere nelle condizioni di poter esprimere un voto consapevole anche di conoscenza tecnica, pertanto io chiederei all'Aula di votare la sospensiva fatta dal consigliere Tito. Ho finito. Bene, allora votiamo chi è a favore della sospensione. All'unanimità. Si sospende. Vabbè, si sospende per 10 minuti.
Thank you.
Alaia.
Prego i consiglieri di rientrare in aula. Oggi è arrivato consigliere anziano. Prego.
Prego, consigliere in aula. Segretario, procede all'appello, prego. Grazie Presidente. Ore 14:56. Manfredi assente. Abbagnale assente. Andreozzi c'è in aula? Presente. Bencivenga assente. Borrelli assente. Caiazzo assente. Cirillo Giuseppe assente. Cirillo Vincenzo presente. Colella Sergio presente. Del Prete assente. Esposito Alaia assente. Flocco presente. Convintamente presente. Sempre presente. Lo so, però è. Gaudioso vai. Presente. Grimaldi assente. Guangi assente. Lo Sapio presente. Presente. Presente il primo sempre. Va bene. Marrazzo assente. Nocerino assente. Pelliccia assente, Pezzella
assente, Sabino assente, Salierno presente, Sommese assente, Sorrentino assente, Tito assente. Presidente, sono presenti 7 assenti, 17, manca il numero legale. La seduta è sciolta, grazie. Grazie, ciao. Andiamo a Ischia. Un viaggio. Ore 14:50.